Ho 11.000 Robux. Aiuta. Ciao raga. Ma guarda, andiamo in questo video a 15.000 like. Farò un video con tutti voi. Oggi elementi farò una live sul mio canale YouTube, quindi non mancate. Tesoro, sei sicuro di volerlo fare? Sì, cara Violet, sì, sì, sono sicuro. Beh, siamo arrivati a più di 10.000, se non sbaglio, anche più di 15.000 like nell'ultimo video di Roblox. E dunque, mi sa che proprio devo farlo questa azione. Che non accetto, però che devo fare? Posso dire che te la sei cercata? Lo so, ma devo shoppare 100 euro di Roblox. Aspetta un attimo. Dai, su, aspetta, come funziona, ok? Ok, 100 euro, 10.000 Robux. Porca miseria. Ok, ok, lo sto facendo. Lo sto facendo, lo sto facendo. Porca miseria. Vogliono 5 minuti per... Porca miseria. Ho 11... Oh, sono arrivati. Ho 11.000 Robux. Aiuta. Adesso andiamo a comprare tutti i vari mobili e tutta la casa. La nuova casa, mamma mia, avremo una nuova casa. Sta arrivando. Sì, bravo, arriva, arriva, che adesso avremo la villa di lusso modernissima, cioè vi rendete conto? Allora. I giocattoli. Sì, sì, non pure vedo l'ora di vederla. Allora. Una nuova camera da letto. Entrate non dove chiuso sono due stanze. Entrate dove sono io. Sì, sì, appunto. Allora, questi credo che potremmo prenderli esattamente 10.000 bucks. Sarà un casino, questa casa sarà bellissima, siamo pronti? Dai, che non vedo l'ora, su. Ok, va bene, change house. Ok, bye now. Oh mio Dio, l'ho fatto. Ok, ho 10.000 bucks. Aiuta. Adesso potremmo prendere tipo la casa gigantesca. Proprio un botto. Vedi un po', la casa più gigante e più bella credo che sia proprio questa. Millionaire Mansion. Beh, direi di sì, allora. Aspetta, quanto... Siamo proprio milionari. Oh, ma ti rendi conto? La Millionaire Mansion, solo la Millionaire Mansion costa 1250 Robux e io ne ho 10.000. E la Storm Wester è salutato da me. Beh, sappi che il 2 febbraio farò un contest dove saluterò ben 50 persone. Quello che devi fare è semplicemente seguirmi su Instagram, lasciare like al mio ultimo post e seguire tutte le storie che faccio ogni giorno. Quindi mi raccomando, fai tutti questi passaggi, durerà fino al 2 febbraio. Io posso prendermi 10 case di questa. Oh mio Dio. Vabbè, ti prenderei anche l'auto, anche quella costerà. Sì, sì, la prendo insieme, ok. By now, dovrebbe aver funzionato. Oddio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Guardate. Oh mio Dio. Enorme. Ma cosa hai comprato? È gigante. Adesso entreremo insieme. La mia famigliola entrerà nella villona. Siamo pronti? Sì. Mamma mia, raga. Ok, 3, 2, 1. Oh, andiamo, andiamo. 100 euro, porca miseria. Ciao raga. Ma guarda. No vabbè, ma questo è un albergo. Cosa hai comprato? Oh mio Dio, mi sa che ma è stra esagerata questa casa. Guardate le scale che arrivano fino al soffitto. Poi c'è anche il fuori con la piscina all'interno. Oh mio Dio, che figata. Oh mio Dio, posso buttarvi? Ma guardate, ma guardate quanto è grande la piscina. Cioè, per farvi capire, la nostra vecchia casa era grande come questa piscina. Qua c'è il fuori. Si vede, qua c'è anche di... Ma ragazzi, ma stiamo scherzando. Guardate che bella che è questa casa. La casa dei milionari. Abbiamo la piscina insieme al giardino. Cioè, sotto un unico tetto. È bellissima questa cosa. E qua possiamo anche sederci. Guarda qua come si sta comodi, Violet. Oh, fammi vedere. Ah, proprio tre sedie fatte apposta per noi sono queste, guardate. Wow. Che spettacolo. Che bello. Andiamo a vedere il sopra, che ne dite? Anzi no, in realtà dobbiamo vedere ancora questa stanza qua. Qua c'è la cucina che ancora dobbiamo arredare. Ok, la arrederemo insieme questa cucina. Sì, è vero, è enorme, davvero questa cucina, è spettacolare. Poi andiamo. Wow, ragazzi. Andiamo in alto. Ok, qua c'è. Ma no, raga, ma quanti ragazzi, quante stanze ci sono? Guardate qua. Oh, cavolo. Allora, vediamo qua. Vediamo qua che stanza è questa. Ok, abbiamo il cinema. Oh mio Dio. Abbiamo il cinema. Abbiamo il cinema proprio abbiamo in casa. Abbiamo il cinema in casa. Che spettacolo. Ok, va bene. Poi vediamo un po'. Qua c'è un'altra stanza. Dove andiamo da questa stanza? Non no, lo so. Ragazzi. È il balcone. È il balcone. Possiamo vedere il fuori, guardate. Oh, che figo. Che spettacolo. Wow. Ok, va bene. Qua c'è tutto il fuori. Va bene, andiamo dentro. Ci sono anche i fari dentro casa nostra. È spettacolare. Ok. Poi andiamo questa a vedere qui. Quest'altra stanza qua. Ok. Ah, qua c'è il bagno con la vasca. Il bagno. Ma guardate quanto è grande il bagno. Guardate quanto è grande. Sì. Ok.
Ragazzi, avremo da arredare tutto. Sì, porca miseria, sarà davvero... sarà una fatica, però ne vale assolutamente la pena. Ma aspetta, ma tutto, ma sono bucate queste cose? Ah no, c'è il vetro, perfetto. Andiamo qua. Ok, qua siamo proprio nella parte più alta. Mi sa che qualcuno ha bisogno di un bagno. Allora, guarda il bambino. Sì, mi sa proprio di sì, meno male, ce l'abbiamo. Qua c'è il vetro, ok, lo specchio, quindi questa è una stanza normalissima. Poi abbiamo quest'altra stanza che è un'altra stanza normalissima, però tipo in rosa. Questa per i bambini probabilmente ci sta per... esatto. Per il nostro cucchetto. E poi qua c'è un'altra stanza. Cos'è questo posto? No, vabbè! Oh mio Dio, ma che spettacolo! Pazzi. Ciao! Mamma mia! Proprio ne valsa la pena, ne valsa completamente la pena. Scherziamo, ragazzi, è bellissimo! Riesco a salire? Magnifico. Ok, perfetto. Adesso, però, dobbiamo vedere un attimo cosa possiamo fare. Perché ho visto che c'era un altro posto, ok? Tipo un altro balcone. Adesso andiamo a rivedere, così almeno possiamo vedere quanto possiamo essere alti in confronto degli altri. Però è vero che questa casa ha tipo la magia di essere tipo la casa di Harry Potter. Sapete, le tende dove da fuori sono piccolissime, ma da dentro sono giganormiche. Quindi entriamo qua dentro. Ok, da qua si esce, sì. Guardate qua. Che bello! E qua possiamo... wow! Possiamo mettere un elicottero qua, ragazzi! Addirittura un elicottero! Sì, un cavolo di elicottero, spettacolare! Ok, andiamo in bagno, Crucchetto. Ragazzi, è bellissimo! Andiamo. Ok, dai, dobbiamo andare a fare il bagnetto, su. Sì, assolutamente. No, andiamo in bagno, che davvero ci stai distruggendo la casa. Dai, ci io. Esatto, brava, prendilo così. Dai, facciamo il bagno, Crucchetto, che cavolo. Dai, puzzi. Dai, ok, buttalo in acqua prima che esploda, buttalo. No, non cavolo, insieme. Ci sarei entrata io. Perfetto, a posto. Ok. Perché mi sei... cioè, Violet, ti rendi conto che in questa casa potremmo costruire e arredare qualsiasi cosa? Inoltre, con i soldi che ho preso seriamente? Io, possiamo seriamente fare una valanga di robe. Ad esempio, ok, c'è la kitchen e i fridges. E posso prendere il frigo gigantesco, ok? E poi invece tutte le altre cose che possono fare solamente i ricchi. Ma puzza ancora. Ma come puzza ancora? Ma fa puzzare ancora? Non è che deve andare in bagno sto bambino? Scusami. Non gli possiamo cambiare il pannolino? Non lo so, c'è da cambiarglielo. Pick up. Ah, ok, aspetta. No, fammi vedere che cosa c'è da fare. Trova. Allora, vediamo. Dov'è? Pick up, ok. Allora, allora deve bere. Ha sonno, deve studiare. E in più deve andare all'ospedale. Facciamo tutte queste cose oggi, va bene. Deve andare. Ok, andiamo. Allora, abbiamo cosa deve fare, deve andare a bere. Quindi andiamo subito in cucina. E gli prendiamo qualcosa. Abbiamo del cibo? Non lo so, cioè abbiamo una casa gigantesca così, non abbiamo il cibo, sarebbe il collo. Latte. Allora, vediamo un po'. Allora, io dovrei avere in teoria il frigo. Quindi, allora. Allora, abbiamo una mela. Frigo. Ok, aspetta un attimo che gli metto il frigo qua. Sì, va bene, lo metto bianco. Ok, perfetto. Ok. Anzi, no, lo metto blu. Ok, adesso però, in teoria, questo frigo possiamo utilizzarlo, giusto? Non è solamente arredamento, spero. Sembra proprio solo arredamento. Aspetta, vediamo. Ma davvero? Sì. Ma mi volete... ma scherzate! Allora, come cavolo io gli compro le cose a sto bambino povero? Mamma, il latte. Non mi sa che non ti basta, sai. Aspetta un attimo. Magari potremmo fare... vediamo, aspetta, staff. Food, può darsi food? Qua, Dors, Castle, no, non c'è food. Non c'è food. Vabbè, morirai di sete. Mi sa che dobbiamo andare in città per prendere qualcosa. Mi sa proprio di sì. Va bene, dai, andiamo in città. Andiamo. Sbrighiamoci, porca miseria. Qua non è che c'è qualcosa qua, cavolo, dentro? Qua dentro no, niente, no, no. C'è una niente. Bottiglietta vuota. Ma non ci posso credere, dai, ma è davvero vuota. Sì, uffa. Va bene, andiamo in città, andiamo a prendere qualcosa da mangiare. Mi ricordo che facendo activities... fashion pose, backflip, no. Aspetta, devo fare qualcosa con sto bambino. Mi ricordo che avevo fatto in modo tale... ah no, devo cliccare proprio qua. Ok, mi dice dove andare. Mi dice dove andare. Perfetto. Ok, andiamo. Ti seguo, ok. Sì. Mi dice dove andare. Ok, vieni, seguimi. Oh, porca miseria, non sappiamo come far bere un bambino. Ma ti rendi conto dove siamo arrivati? Ragazzi, vi rendete conto? E dobbiamo portarlo anche all'ospedale. Anche. Vi rendete conto che noi, praticamente, con tutte queste cose che abbiamo preso, con questi soldi qua, potremmo davvero e seriamente comprare la qualsiasi cosa. Ok, qua è dove si beve, è una tazza, perfetto. Cioè, potremmo veramente fare una qualsiasi roba. Possiamo comprare macchine, possiamo comprare leoprani, elicotteri, possiamo avere tutto. È tutto!
Ascolti, mio figlio deve bere buy coffee. Sì, ok. Può bere il caffè mio figlio? Non è caffè, che... Aspetta, lo sto bevendo io. Beh, in effetti hai ragione. Aspetta, time we... Ok, no. Dove potremmo andare? Non lo so, io ho parlato con questa... Bambino del cavolo, devi andartene via. Devi andartene via! Come si butta mio figlio a terra? Non lo so. Ok, perfetto, tieni. Tieni. Caffè. Ti do il caffè. Aspetta un attimo. Aspetta, food. Ah, qua! Ho il biberon! Oh, daglielo! Dai. Poverino, ha fame. Bevi! Dove, come faccio a farlo bere, sto bambino? Schiacciare. Nando! No, me lo sono bevuto io! Me lo sono bevuto. Ragazzi, si è bevuto lui. Ah, give it them. Ok, from end. Yes. Ah, tieni, bevi. Puoi bere. Ecco, bravo. Dai, ma non... Ma dove l'hai comprato? Ancora, bevi ancora. Non lo so, ce l'avevo nell'inventario. È finito. No, dai, bevi. Un attimo. È infinita sta bottiglia d'acqua. Perché mi sei... Guarda com'è bere. Cavolo. Deve attraverso l'armatura. Negli spiragli dell'armatura in bocca. Ok, perfetto. Io ho della limonata ancora. È un sandwich. Allora, vai, ma dai il sandwich. Come faccio? Devi cliccare su con sinistra su di lui. Devi fare key item. E poi fai from end. Ok. Così almeno... Ah, il panino. Finalmente. Ma guarda come mangia. Con un solo dito così. Tipo preso così. Dai, Angry. Dai che se ne sta andando l'Angry qua. A posto. Vediamo. Ah, bravo. Guarda. Arrivano soldi. Tipo, anche se noi siamo ricchissimi, arrivano soldi. Ok. Va bene, vediamo un po' cosa possiamo fare. Ok, adesso mi sa che dobbiamo portarlo all'ospedale. Mi sa proprio di sì. Bene. Pick up, vediamo. Poverina, un po'. Sta ancora pensando. Ma aspetta, ma ancora sette. Ah, perché lo dobbiamo proprio completare, capito? Eh sì, manca poco. E cos'è? Ho io una limonata. Dagliela. Allora, vai. Dagliela. Ok, perfetto, così almeno facciamo bere, perché sto bambino già vuole troppa attenzione ogni volta, sto bambino qua, ecco. Problemi? Problemi? Ok, vediamo un Va po'. Bene. Hai fatto? Sì. Vediamo. Ok, sì. Adesso dobbiamo andare all'ospedale. Dobbiamo andare a fare il vaccino. Che altrimenti ci rendono le robe strane. Andiamo. Allora, esatto. Aspetta. Poi con questi virus aiutano, no? Clic. Cos'è il vaccino? Ok, dobbiamo andare verso l'ospedale. Che è una punturina. È una punturina che si fa il sederino. Ma devi farla, perché mica puoi entrare nella villa. Fa bene così. Appunto. Non è che puoi entrare nella villa dei milionari così proprio antivax. Senza vaccino, allora. Antivaccino kid. Allora, dove dobbiamo andare? Che genitori siamo, eh? Appunto. Allora, mi sa che dovremmo andare dal signor Ni, che sarebbe il signor Ginocchio. Ok. Sì, welcome to the hospital. Ok, dici, perché il nostro figlio sta morendo. Hospital rooms are on the left, doctor Hart is on the right. Ok. Quindi dove devo andare? A destra. A destra, va bene, sto andando a destra. C'è il dottore. Ascolti, dottore, c'è mio figlio che sta male. It's nice to see you again. Ok. Healing your family. Ok, mi sta... Ah, ma proprio mi sta curando la famiglia, capito? Ah, pure te ti sta curando, ottimo. Perfetto. Ok, adesso... Ma scusa, posso farlo dormire qua, nostro figlio? A posto! Abbiamo fatto tutto, ragazzi! Wow. Mamma mia, che infango che ho avuto nostro figlio. Ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuta la nostra villona da lusso, mi raccomando, lasciate like. Nel prossimo video, invece, se arriviamo in questo video a 15.000 like, farò un video con tutti voi in un server. Logicamente vi dirò quando e dove entrare, va bene? E quindi, nulla, io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video. Ci si becca!